Preferiresti viaggiare in giro per il mondo senza mai fermarti o rimanere nella città dove sei nato? Ed eccoci qui, dopo tantissimi video praticamente solo di calcio, un po' uno stacco in una settimana sicuramente estiva, di stacco un po' per tutti perché è la settimana di Ferragosto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti dove passerete il Ferragosto, magari poi sentiamoci anche su Instagram. Io in questo momento per esempio sono a Vieste, dove l'anno scorso feci l'animatore divertendomi tantissimo. Ebbene, ho deciso di tornare una settimana giù in vacanza. Detto questo però, appunto, ho scelto sempre su Instagram, quindi seguitemi lì per partecipare anche a questi video, ho deciso di chiedervi di farmi delle domande a tema preferiresti, come già fatto in passato in altri video che trovate sul canale e sopra nelle schede. Effettivamente, insomma, mi avete lasciato tante domande, sono contento perché molte non sono sul calcio, quindi stacchiamo totalmente oggi. Fatemene qui sotto nei commenti per un prossimo video e adesso però mettetevi comodi e buon divertimento. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo appuntamento. Non vado a ripetere quello che avete già sentito qualche istante fa perché l'ho già detto, compreso il seguirmi su Instagram che di solito mi tengo sempre per questa parte, ma oggi è un video veramente di stacco, veramente alla buona, quindi mettetevi comodi, guardatevelo sotto l'ombrellone in spiaggia e direi che possiamo partire subito con tantissime domande che ovviamente vi giro, cioè rispondete anche voi qui sotto nei commenti alle domande alle quali risponderò io. La domanda di Marco è già un... difficile, perché ci chiede: preferisci, lui, cioè in realtà lo interpreto io perché lui ha detto per risparmiare visto che c'è la crisi, io hashtag preferiresti non lo scrivo, vado direttamente su cibo italiano o internazionale. E io devo risponderti che sono un amante del cibo in generale, è una domanda difficilissima. Ti direi italiano perché francamente, avendo assaggiato tante cose comunque nel mondo, devo ancora assaggiarne di nuove, però comunque sì, avendone assaggiate tante, sono rimasto un po' scioccato in alcuni posti, specialmente quando provano a replicare la cucina italiana, quindi la nostra cucina sta sempre un passo avanti. Però per esempio io sono un amante del sushi, che è giapponese, anche del cinese, e quindi insomma è difficile, tenderei a dirti italiano, però, cioè è il italiano però. Voi nei commenti fatemi sapere la vostra. Federico, bellissimo nome, mi chiede: preferiresti viaggiare in giro per il mondo senza mai fermarti o rimanere nella città dove sei nato? Allora, anche questa è una domanda molto interessante, forse la più interessante del video, cioè non ho letto le altre, però è veramente tanta roba, grazie Fede. Io amo viaggiare, ma sono anche molto attaccato alla mia città, cioè diciamo che potrei viaggiare continuamente, ma con l'idea del... prima o poi devo tornare a casa, perché tutti abbiamo bisogno di una casa, ok? Di un posto che consideriamo un posto a noi familiare, non so come spiegarvelo. Però, essendo un amante del viaggio ed essendo una alla vita, saggiamente ti rispondo preferirei visitare più posti possibili all'interno del mondo, anche se fossi costretto a non fermarmi mai. Lollo mi chiede: preferiresti che non esistesse il filtro del baffetto o YouTube? Allora, onestamente, io sono molto legato a questo filtro qui che state vedendo adesso, con il quale ho chiesto le domande. Ogni tanto, se mi seguite su Instagram, lo rivedete perché lo ritiro fuori. Un saluto anche a Fabio Rovazzi, che l'ha creato, questo meraviglioso filtro. Ma onestamente, posso? Posso. Sti cazzi del filtro, cioè nel senso YouTube me lo tengo buono, anzi io ringrazio sempre che esista una piattaforma come YouTube e ringrazio di essere nato e cresciuto in un contesto che mi ha permesso di esprimere e di esporvi comunque la mia passione. Questa è una grande fortuna, perché molti anni fa non c'erano questi strumenti e se ho avuto la possibilità poi di allenarmi, di esprimermi anche all'interno di alcuni palcoscenici più importanti, più ambiziosi se vogliamo, e anche e soprattutto grazie alla mia esperienza su YouTube. Quindi no, YouTube tutta la vita lo teniamo. Mi sto divertendo tantissimo comunque, perché oggi stiamo alternando domande stupide a domande davvero molto serie, come questa di Davo, che mi chiede: preferiresti rimanere single per 10 anni o avere una storia bellissima destinata a finire entro 10 anni? Allora, onestamente non mi farebbe soffrire né una cosa né l'altra, cioè nel senso, mi spiego. Rimanere single per 10 anni non è un problema, cioè io sono un tipo di persona che può stare benissimo da sola, questo è un qualcosa che auguro e che suggerisco a tutti voi, cioè l'imparare a stare bene con voi stessi, non cercare per forza un'altra persona per sentirvi appagati, per sentirvi abbastanza per qualcuno, no,
perché altrimenti state con qualcuno soltanto per compagnia e questo non va fatto, ragazzi. Bisogna imparare a stare da soli, stare bene, e poi stare con le altre persone non per compagnia anche, ma perché vedete qualcosa in quelle persone, perché ci state bene, perché state ancora meglio di come potete stare da soli. Però spero di essermi spiegato, insomma, nel senso, mi auguro di avervelo fatto capire. Quindi rimanere single per 10 anni può succedere, nel senso, non è un problema. D'altro canto, una storia di 10 anni comunque è una storia importante. Certo è, non vorrei sapere per forza di cose tra 10 anni finisce, cioè questo, no? Se tu mi dici, stai con una persona per 10 anni già sapendo che tra 10 anni, cioè io nel momento in cui mi fidanzo so che finirà, che tristezza. Soprattutto perché la vivresti male. Saresti sempre lì con il pensiero, poi finisce e non te la godi. Ma questo è un qualcosa che si rischia di fare anche quando non sai quando finirà esattamente la storia. Il mio suggerimento è di godervi sempre quello che vivete nel momento in cui lo vivete. E di conseguenza va bene, una relazione di 10 anni, a questo punto diciamo questa, ma ripeto, il ragionamento ve l'ho fatto in modo ampio ed esaustivo anche per l'altro aspetto, però dico questa perché comunque in 10 anni avrei la possibilità di avere accanto una persona evidentemente con la quale sto bene, perché altrimenti non ci sarei insieme 10 anni, e una persona che ricorderò comunque volentieri. L'ho già detto che fa caldo? No, perché nel dubbio lo ribadisco, sto soffrendo tantissimo. Ma proprio tantissimo. Domanda calcistica. Gianmarco mi chiede: Mirante o Perin? Dico Mirante, ma sono due portieri secondo me diversi. Mirante ha fatto un tipo di carriera che lo ha portato dove adesso, perché è sempre stato più sottovalutato rispetto alle sue reali qualità, secondo me. E questo lo porta ad essere sempre umile. Anche nel momento in cui lui arriva a Roma da secondo di Olsen, e secondo me Mirante è 3 categorie sopra a Robin Olsen, però comunque sia lui arriva dicendo: so qual è il mio ruolo a Roma, non ambisco a fare il titolare, quando mi chiamano devo essere pronto, e lo è sempre stato, anche quest'anno con Paul Lopez. Perin ha avuto semplicemente una carriera diversa, ha voluto fare il salto di qualità andando a non giocare alla Juventus e poi è ritornato al Genoa. Bellissimo portiere anche Perin, però io preferisco Mirante. Leo ci fa la domanda da 10 milioni di euro, rispondete anche voi nei commenti, soprattutto se siete romani. Preferiresti pizza o carbonara? Beh, io sono un amante della pizza, ragazzi. Forse effettivamente rispondano nei commenti romani e napoletani, perché poi bisogna vedere. Però io sono sicuro che anche molti napoletani risponderebbero carbonara, e io non posso che dire carbonara. Soprattutto la mia carbonara. Mi auguro che chiunque di voi dall'altra parte dello schermo prima o poi abbia la fortuna di assaggiare la mia carbonara. Non so come faccio a farla così buona, ma è veramente, lo dico alla romana, buona. Di Costanzo Andrea, preferiresti avere una barba come si deve, cosa che continuo a non avere, quasi 21 anni, ma evidentemente no, peli pubblici in faccia, o dei capelli più belli? Io ho capito, Andrea, però cioè, perché mi devi insultare? Prima la barba, poi i capelli. Ho capito, cioè, ho dei capelli un po' particolari, sono dotati di vita propria, hanno una personalità, io li rispetto e li stimo per questo, perché dei capelli con personalità non sono facili da trovare, neanche da gestire, come vedi, però vabbè, andiamo avanti. No, devo rispondere, la barba, poi magari la taglierei, ma vorrei averla come si deve. Detto questo, ragazzi, con la domanda di Andrea siamo giunti al termine di questo Preferiresti estivo edizione Ferragosto, che se non esce a Ferragosto, ma faceva figo dire Ferragosto, quindi ditemi cosa fate a Ferragosto. Cioè, non posso che chiedervelo. Qui sotto nei commenti, come vi dicevo a inizio video. Vi ricordo, prima di salutarvi, di iscrivervi al canale se siete nuovi, altrimenti attivate la campanellina, abbonatevi se volete godere di contenuti extra, soprattutto da settembre, adesso che partiamo con la nuova stagione. Seguitemi su Instagram per, anche lì, contenuti extra, o comunque per essere semplicemente più a contatto con me e godervi quello che sto facendo in questa bellissima settimana in Puglia. Il nulla, cioè mi sto semplicemente rilassando, però comunque sia con enfasi non indifferente, che era tanto che non lo dicevo, meraviglioso. Un bacione, never give up e bella regà!